Ciao ragazzi, oggi volevo fare un video diverso dal solito e vi porterò con me a fare un giro. E poi in serata abbiamo anche una grigliata dove per l'occasione faremo un test sulla rumorosità di questo spazzolino da denti e testeremo la sua rumorosità per capire se la gente si accorge che è acceso o spento. E un saluto anche da Mara e Ambra. Ciao, noi siamo pronti. Siamo pronti e andiamo in un negozio di giocattoli, così Ambra è felice. Ambra, saluta. Saluta. Ciao. Ciao. Quanti anni hai, Ambra? Ciao. Quanti anni hai, Ambra? No. Bacchetti. Uno. Uno e mezzo. Piacere? No, no. No, piacere no, piacere no. Va bene, noi siamo bene, pronti? Ragazzi. Siamo pronti? Sì, siamo pronti? Andiamo in macchina e ci vediamo poi al negozio di giocattoli per vedere cosa troviamo per questa monella. Ciao! Dove andiamo, Ambra? Andiamo a comprare un giochino? Sì? Un giochino? Quale giochino vuoi? Cosa vuoi? Sì, ok. Cosa vuoi di lì, Ambra? Cosa vuoi? Ambra, fai un saluto, ciao! Mettere sempre la cintura per la vostra sicurezza, attenzione! Dove andiamo quindi? Andiamo prima al Lupin e poi andiamo al negozio di giocattoli e andiamo a comprare una zainetto per l'estino. Perché mi cade il telefono fuori dal finestrino? Per questa bimba. Mi tocca fare un omicidio, no? Ciao, bella bimba! Andiamo e scherziamo, ma facciamo attenzione. Ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma lì fuori c'è gente che va in giro con le ciabatte e il calzino bianco. Una cosa fenomenale. Pazzesco! Comunque ragazzi, noi stiamo facendo questo video un po' diverso dal solito, anche perché vorremmo e portare contenuti diversi dalla ASMR. Questo non significa che non porteremo più video ASMR sul canale, ma semplicemente vorremmo anche ampliare qualche altro genere di video, come magari vlog o le recensioni che già avete visto. Spero questa idea vi piaccia e quindi di poter continuare a portare video di questo genere. Sì, infatti magari sceglieremo un altro giorno della settimana, visto che lunedì escono i video ASMR, però
se vi piace appunto vedere quello che facciamo di solito e soprattutto come sta crescendo questa bimba monella. Molto. Ci potete seguire, vedremo un altro giorno della settimana in cui faremo uscire questi video vlog. Adesso stiamo affrontando una montagna malefica molto ripida. Una salita, una montagna. Per arrivare. Stiamo andando sull'Etna? Sì, per arrivare a Lupin. Guardate che montagnazza. Complimenti signorina, ora mettiti le scarpe, rimettile su. Siamo quasi arrivati, la prima tappa è Lupin, vediamo cosa troviamo. La mascherina. Oh, che fa? Si è tolta le scarpe. Che bravo questo papà. Che bravo questo papà. Grazie. Attenti, non mi piace. Brava. Saluto. Ciao. Wow. Andiamo? Andiamo? Andiamo alla macchina. Maggio papà. In realtà lei è coccolona, anche molto manesca veramente. Ci siamo.
finalmente qua abbiamo finito. Già abbiamo dato spettacolo. Hai finito di ribellarti? Per ribellarsi si toglie le scarpe. Eh? Guardati che sei brutta quando piangi. Fai un sorriso, che sei bella quando ridi. Manella? Andiamo. Prossima tappa, andiamo da Toys a vedere per o un giochino o intanto lo zainetto che la dobbiamo portare all'asilo. Perché finalmente a casa non la vogliamo più, ci sta facendo uscire pazzi. Da lunedì, martedì sicuramente andrà all'asilo. Ok, siamo quasi arrivati. Toys Planet, il regno dei bambini. Veramente Ambra sarà una bambina anomala, ma appena di solito entra in questi negozi di giocattoli si spaventa. Però era pure più piccolina, ora vediamo che reazione fa. Secondo me adesso che capisce meglio toccherà tutti i giocattoli. Toccherà tutto. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta, parcheggiamo. Arrivati! Non è cosa di berretti. Che sei bella! Wow. Cosa hai visto? Non ti spaventi più. Questo è come il tuo, l'ha riconosciuto. Questo ce l'hai. Wow. 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 Una palla dobbiamo comprare. Andrà. Dov'è la palla? Andiamo a vedere la palla. Non girare la palla, grazie. Vieni. Andiamo a vedere la palla, vieni. Il mondo dei bimbi. E anche dei grandi a volte. Andiamo qua. Vediamo questa, così aiuti la mamma a spostare il capo. Aiuti alla mamma. Guarda la paletta.
sto avendo. Bello, guarda, a sera sto avendo. No! Guarda che bello, va. Che coraggio. Una pipona. Non può scappare. Guarda questo. Molto bello. Quello ti piace? Lo stesso. Questo? Questo qui? Qui? Questo qui? Caro! Caro si fa! Finalmente abbiamo concluso il giro dei negozi, perché con Ambra è stressante da morire. Non abbiamo trovato lo zainetto, abbiamo trovato soltanto i vestitini, giocattoli niente, non c'era nulla che mi interessava particolarmente. E adesso andiamo a fare la pappa, che questa signorinella ha fame, e quindi andiamo dalla nonna. Ok ragazzi, siamo arrivati qui in campagna per far fare la pappa alla bimba. Adesso voglio spiegarvi un attimo nel dettaglio il test che andremo a fare oggi. Si tratta di testare la rumorosità di questo spazzolino, che è l'Oaklin X Pro Elite. Cosa faremo in questo test? Accenderò lo spazzolino e lo darò ad alcune persone per cercare di capire se si accorgono che in realtà è acceso. Quindi niente, adesso continuiamo con la serata. Poi ovviamente faremo anche la grigliata, vi faremo vedere un attimo cosa abbiamo comprato, cosa stiamo mangiando. Come primo test andiamo da mia suocera e vediamo come reagisce. Dai, Giussi, guarda quello che sono comprato. Lo spazzolino nuovo. Accendilo, te lo guardo. Veramente acceso già. Acceso già? Sì, acceso. Silenziosissimo. Proviamo adesso con mia cognata. Ciao, Lady, guarda il mio spazzolino nuovo che sono comprato. Ti piace? Wow, bellissimo. Ti sei accorta che l'ha acceso? No, sicuramente no. Acceso in realtà. Bellissimo. Che bello. Andiamo adesso dalla mia nipote Sofia e vediamo se si accorge che gli diamo lo spazzolino acceso. Ricordo che questo è uno spazzolino Oaklin X Pro Elite. Andiamo. Ciao Sofia. Ciao. Guarda il mio spazzolino nuovo, ti piace? Bello, bello. Anche io ne vorrei uno io. Ma ti piace? Vibra, perché lo sento vibrare. Ah, te ne sei accorta? Leggermente sì. Vibra leggermente perché in realtà è acceso. Per concludere faremo il test con mio cognato Luigi e vediamo se si accorge dello spazzolino acceso. Andiamo. Ciao Luigi. Volevo far vedere questo spazzolino nuovo che mi sono comprato. Bello. Ma vibra un po', sbaglio? Sì, perché effettivamente sono stato acceso per vedere se sentivi la... Ah, quindi è acceso? Sì, sì, è acceso. Ma quando si andava acceso? Come ti ci trovi, bene? Sì, molto bene. È molto silenzioso, infatti volevo fare questo test per vedere chi si accorgeva di questa cosa. Il test è concluso, penso che sia concluso abbastanza positivamente. Vi lascio alla grigliata.
mezzanotte e un quarto, la nostra giornata è finita, la grigliata è andata bene, adesso stiamo tornando a casa, quindi il video si conclude qui. Tutto questo Ambra è ancora sveglia. Ancora dobbiamo andare a casa a fargli il bagnetto, poi il bagnetto ce lo facciamo anche noi, giustamente dopo una grigliata ci vuole. E niente ragazzi, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.